Spesso nei tweet ci sono parole o frasi precedute da un cancelletto. L'hashtag si usa per descrivere parole chiave o topic in un tweet. I motivi per cui si utilizzano gli hashtag sono principalmente due: tracciare o seguire un evento e incrementare la propria visibilità. Twitter, il 22 febbraio 2012, ha raggiunto i 500 milioni di utenti attivi che fanno accesso almeno una volta al mese. Arriva la pelle sintetica intelligente. A svilupparla è una ricerca dell'Università Coreana di Seoul, pubblicata sulla rivista Nature Communications e coordinata da Dae-yong Kim. La pelle è fatta di nanonastri di silicio ed è attraversata da una rete di sensori che misurano sforzo, pressione e temperatura, così come umidità e caldo. È percorsa inoltre da una rete di microelettrodi che simulano la stimolazione nervosa, una pelle elastica nella quale i numerosi sensori si allungano, riuscendo così a migliorare notevolmente la capacità di percezione della pelle artificiale in risposta agli stimoli esterni. Altri sensori permettono inoltre di attivare la sensazione di umidità della pelle e la regolazione della temperatura corporea. Praticare yoga è efficace quanto allenarsi in bici per la salute del cuore. Questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori della Harvard University dopo aver analizzato 37 precedenti studi, dai quali emergerebbe anche come tale pratica ridurrebbe il peso corporeo, il colesterolo cattivo LDL e a tenere sotto controllo la pressione sanguigna anche meglio di alcune terapie farmacologiche. Nei 37 studi sugli effetti dello yoga analizzati dai ricercatori, sono risultate incluse più di 2.700 persone, valutando i benefici che tale pratica avrebbe avuto sulle loro condizioni di salute. Il peso corporeo è sceso in media di 2,3 kg, mentre i valori massimi di colesterolo e pressione del sangue sarebbero risultati nettamente ridotti, secondo quanto pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology. Lo yoga si rivelerebbe utile anche ad aumentare la possibilità di smettere di fumare. La chiave di questi benefici risiederebbe nella riduzione dello stress e nello svolgimento di esercizio fisico. La popolazione di tonno rosso del Pacifico è al 4% rispetto ai livelli storici. Con questa motivazione, il Western and Central Pacific Fisheries Commission ha stilato le nuove linee guida che regolamentano la cattura di Tunnus orientalis, portando al 50% la quota limite sulle quantità pescate nel biennio 2002-2004. Pubblicato su Environment News Service, il rapporto prevede anche la possibilità, in caso la quantità massima consentita venisse superata, di detrarre la plusvalenza dalla quantità prevista per l'anno successivo. La commissione deve esigere da membri come la Cina, il Giappone, la Corea e Taipei la fornitura dei dati sulle catture e sullo sforzo di base per le loro flotte da pesca, ha detto Alfred Cook, responsabile del Tuna Program, in riferimento a quanto sostenuto dal celebre sushi chef Jiro Ono nel corso del suo intervento presso il Foreign Correspondence Club of Japan, in cui avvertiva su come la forte domanda di tonno interna stia promuovendo pratiche di pesca altamente insostenibili. Pochi giorni fa Fabio Perini, presidente di Fedagri Conf Cooperative Lombardia, ha rotto il silenzio annunciando la volontà di presentare la domanda di costituzione in regione di un distretto cerealicolo lombardo. Se tutto andasse per il verso giusto sarebbe il 24esimo distretto regionale. Nelle prossime settimane, ha detto Perini nel corso di un incontro con l'assessore all'agricoltura della Lombardia Gianni Fava alla cooperativa bresciana Agricam, presenteremo la domanda di un distretto cerealicolo perché dovremo confrontarci sulle politiche dei prossimi 10-15 anni e sulle strategie necessarie per garantire al mais di restare sulla pianura padana. Capofila del progetto dovrebbe essere il gruppo cooperativo CARB, accanto a questi anche il Consorzio Agrario Provinciale di Cremona, fra i pochi rimasti sotto la guida di Confagricoltura. Sono rappresentati circa il 35-45% della cerealicoltura lombarda in questo progetto, nelle province di Brescia, Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia. La Lombardia, nel prossimo programma di sviluppo rurale 2015-2020, ha previsto per il comparto cerealicolo alcune misure di sostegno, con gli aiuti accoppiati e con misure di intervento sul mais e per favorire l'agricoltura conservativa.
Una fabbrica italiana che ricostruisce in modo automatico, de manufacturing, un elettrodomestico altrimenti destinato a finire nei rifiuti. Siamo a Milano, a due passi dall'Università del Politecnico, dove 25 ricercatori, finanziati dal CNR e da aziende come la Candi e la Magneti Marelli, riparano per poi riassemblare vecchi elettrodomestici altrimenti destinati a diventare rifiuti. Il meccanismo è molto semplice. La scheda dell'apparecchio passa su una piastra riscaldata e un braccio robotizzato la rigenera. Se l'elettrodomestico non è riparabile, viene smontato e frazionato in tutti i suoi elementi di base. Se invece è riutilizzabile, viene rigenerato e pronto a essere venduto come nuovo. I vantaggi per le aziende sono enormi. Questa nuova economia è già utilizzata da grandi multinazionali in tutto il mondo, come Ford, Toshiba, Panasonic ed Apple. A conti fatti, un'azienda, attraverso la rigenerazione, risparmia circa l'85% dei costi di produzione. Un tempo gli elettrodomestici venivano realizzati innanzitutto per durare. Oggi non è così, spiega Tullio Tolio, responsabile del laboratorio milanese. Ma l'approccio sta cambiando e un elettrodomestico usato può tornare ad essere nuovo. Roma, con il nuovo PGTU, sta puntando al miglioramento della vita dei propri cittadini, togliendo parti delle città alle auto e restituendole alla comunità. Oltre alle zone del centro, il PGTU prevede due isole ambientali in ogni municipio. Lo ha ricordato Carlo Maria Medaglia di Roma Servizi per la Mobilità, intervenendo in Campidoglio alla presentazione della ricerca Green Economy e Veicoli Stradali, una via italiana, realizzata da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. La Giunta ha investito da subito sul car sharing e a fine febbraio sarà assegnato il bando per il bike sharing, che permetterà di mettere in circolazione 4.000 biciclette e di installare 240 stazioni, ha ricordato Medaglia. Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, inoltre, i fondi del Ministero dell'Ambiente saranno investiti per la realizzazione di 40 km di piste ciclabili. Saranno poi installati 4.000 posti bici davanti a scuole di ogni grado, uffici comunali e punti di scambio. In questo contesto, ha concluso Medaglia, Roma sta valutando anche il settore di GPL e metano, fondamentale per migliorare la qualità dell'aria in città. Il MIPAF ha annunciato di aver aperto le candidature al progetto Texas. Il Ministero delle Politiche Agricole selezionerà gli 8 giovani titolari di aziende che parteciperanno ad un programma di formazione e scambio di esperienze con altri imprenditori nello Stato americano. Nato per favorire gli scambi di esperienza e l'internazionalizzazione delle imprese del settore, il progetto prevede visite studio presso aziende agricole nei settori dell'allevamento, bovino, ovino ed equino, della produzione del mais, della frutta con e senza guscio, degli ortaggi e vivaistico, con incontri con istituzioni texane operanti nel settore agricolo e della ricerca. Navigare in rete sull'aereo? C'è uno spiraglio per il futuro. Decine di compagnie offrono già servizi wifi e mobile, ma non è la norma. Ian Dawkins, CEO di Onair, società che si occupa di sistemi di navigazione in volo, però è ottimista, in un'intervista rilasciata a Wired. Dawkins dice: hanno già fornito le autorizzazioni per consentire l'uso delle connessioni mobili e wifi all'interno dei loro confini più di 100 paesi al mondo. Il rilascio dei servizi è soggetto ad una doppia area di controllo. Servono le certificazioni rilasciate dalle autorità per l'aviazione nazionali e internazionali. Dopodiché, le autorità per le telecomunicazioni devono attestare l'assenza di interferenze con i sistemi di bordo. Dawkins ha concluso che arrivare a navigare liberamente sugli aerei sarà un processo lungo, dal momento che oggi lo si può fare solo all'interno del 10% degli aerei. Ma, si sente di dire, entro il 2020 un quarto degli aeroplani di tutto il mondo saranno connessi. Nuova vita per i terreni inquinati. Arriva dalla University of Western Finland una nuova ricerca per ripristinare la fertilità dei terreni con un'alta acidità. Si tratta del miglior rapporto costi-benefici, ma soprattutto di un metodo naturale ed amico dell'ambiente. Vi state chiedendo quale? La risposta è nei salici. Non di certo per il loro significato simbolico, ma grazie alla cosiddetta fitodepurazione naturale. La ricerca spiega come elementi dannosi possano essere rimossi dal suolo in modo naturale con l'aiuto delle piante con foglie larghe, come appunto i salici.